Qualche giorno fa Warner Bros. Ha rilasciato su mobile un gioco dedicato alla bellissima serie di Westworld. E sti cazzi? No. Allora, questa non sembrerebbe essere una news di chissà quale calibro, ma lo è diventata nel momento in cui Bethesda ha deciso di intentare causa contro Warner Bros. Appunto per violazione di copyright, definendo il titolo un palese plagio di Fallout Shelter. I documenti presentati alla corte parlano di un design identico di animazioni, stile grafico, funzioni ed elementi di gameplay presi di peso da Fallout Shelter, con addirittura bug identici che proverebbero il furto del codice di gioco. Il punto è che Westworld Mobile è stato sviluppato dallo stesso team che aveva collaborato con Bethesda alla creazione di Fallout Shelter, vale a dire Behavior Interactive. E Warner Bros., secondo l'accusa, ne avrebbe approfittato assumendolo e incaricandogli la realizzazione del clone incriminato. Nella causa, oltre a un'analisi dettagliata di tutte le similarità tra i due giochi, si trova una descrizione approfondita di un bug che, se provato, metterebbe in ginocchio la difesa. In pratica si tratta di un problema relativo alla telecamera in avvio di applicazione. Questa rimarrebbe decentrata e fuori focus, riagganciandosi soltanto dopo qualche secondo, proprio come accadeva nelle versioni iniziali di Fallout Shelter. In questo caso, però, il bug era stato fissato prima della release ufficiale, mentre sembra essere presente nella demo pubblica di Westworld. Se tutto ciò fosse vero, Behavior e Warner avrebbero sicuramente una bella gatta da pelare. Furto di codice sorgente e violazione di copyright sono due reati pesanti all'interno di questo settore e oltre al danno economico, cioè la rimozione del gioco dagli store, ne seguirebbe anche un evidente danno d'immagine, soprattutto con azionisti e investitori che, ricordiamo, i publisher amano sopra ogni cosa. Da parte nostra non crediamo che Bethesda abbia torto nella vicenda, nonostante come tante altre aziende americane sia molto incline a fare causa. Conosciamo Warner Bros., sappiamo che soffre di una sorta di disonestà cronica, quindi non ci sorprenderemmo più di tanto se il procedimento la vedesse colpevole. Tra l'altro, non ci sembra che i vertici di Bethesda siano presieduti da dilettanti allucinati come in Bluehole Interactive, con le loro padelle iconiche e i meme inseriti nei documenti processuali. Se fanno causa, evidentemente pensano di poterla vincere. Comunque una domanda sorge spontanea. Con la montagna di dollari fatturati annualmente, che diamine di senso ha copiare il giochino mobile mediocre della concorrenza anziché creare il proprio da zero? E anzi, perché magari non provare a rendere giustizia alla serie di Westworld e costruirci su un action adventure, uno sparatutto, un qualunque cosa che abbia un senso? Se non conoscete questa serie TV, ragazzi, recuperatela perché è fantascienza di altissima qualità, in particolare la prima serie. Da parte nostra, invece, ci troviamo ancora una volta qui a chiederci che cosa passi per la testa di certi publisher, senza riuscire a trovare nessuna risposta che abbia un senso. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like se il contenuto è stato di vostro gradimento. Se non vi è piaciuto, lasciate un pollice in giù e commentate con le vostre critiche. Alla prossima!